Ciao ragazzi e bentornati in detention. Andiamo avanti, eravamo arrivati qua e credo che però l'altra volta vi ho lasciato in sospeso in un punto e non vi ho fatto vedere un'evoluzione che c'era stata perché si era bloccata la registrazione e non me ne ero accorta. E vi avevo lasciato agli orologi e praticamente dovevo sbloccare un enigma e insomma l'ho sbloccato. E niente, non era successo nulla di particolare, adesso sono tornata indietro e andiamo avanti. Vediamo se va di qui. Una vecchia porta, la porta è chiusa a chiave, ok. Devo riutilizzare questo e vediamo cosa succede. Allora, qui non c'è niente. No, qui nulla. Qui si era mosso tutto, si era spostato tutto, qui. Non riesco a vedere niente fuori dalle finestre. Dove altro potrei essere? Ok, adesso che abbiamo sistemato gli orologi, sono sistemati i quadri. Bene. Cioè, bene non lo so, però. Andiamo? Non si può accendere la luce. Andiamo. Non mi sento molto incoraggiata. Vediamo dove andiamo a finire. Chi c'è qui? Ho ricevuto il tuo aeroplano di carta, aeroplanino. Ero davvero preoccupato che avessi ancora dei problemi in famiglia. Ma sembra che le mie preoccupazioni fossero leggermente infondate. Come il bianco narciso, la tua natura è innocente, vanese e candida. Cina, sulle sponde di un laghetto di neve bianca, ammiri il tuo riflesso. Essere diversi dagli altri può rivelarsi un modo di vivere alquanto duro. Ma credo di poter capire quel che provi. Il massimo che posso dirti ora è che il mio passato è molto complicato. Purtroppo molte cose orribili sono accadute su questa terra negli ultimi 10 anni. E che tu ci creda o no, la nostra società non è sempre stata così, fredda e oppressiva. Forse questo weekend tu ed io dovremmo farci una bella passeggiata lungo il viale. Ci sono delle parti censurate nei libri di testo, ma che vale decisamente la pena conoscere. Ok. Qui cosa c'è? Un'altra pagina? No. Oggetto ricevuto, aeroplanino di carta. Ok. Lancia via le mie preoccupazioni e ricevi la tua guida. Ok. Vediamo se... Qui non c'è nulla. Usciamo. Proviamo a... tornare indietro. C'è un'altra cosa qui. Aggiunto al quaderno, stazione radio. Stazione radio, un nuovo canale della stazione radio è il 103.0. Ok, andiamo subito, direi. Voglio prima provare a fare una cosa che probabilmente è inutile, ma tentiamo lo stesso. Non serve a niente, immaginavo, però. Tentar non nuoce mai, ragazzi. Si prova tutto. 103. Vediamo se riesco a girare bene, che ogni volta è... problema. Vai. Forza, gira. Quando arriva qui faccio sempre fatica a girare. Vai. 103. Qui. Nuova location, cioè, o meglio, non nuova location, però diciamo che è cambiato tutto. Andiamo di qua. Non mi piace, raga. Di qui non c'è niente, giusto? Ci tocca premere.
Bene. Bene. Quante cose belle. Di qui? La maniglia gira, ma la porta non si muove. C'è una strana scritta sulla porta. Segui quell'ombra nell'oscurità, così ti avvicinerai alla verità. Ok, quindi. Dobbiamo seguire un'ombra. Spegniamo tutto. Spegniamo tutto. Vai. Tac. Ho spento tutto. Vediamo se c'è qualcosa. Avete visto? Vediamo se anche qui. Eh sì. Allora, qui va all'indietro. Qui non riflette. Qui non c'è niente, direi torniamo indietro, proviamo a fare una cosa. Allora. Proviamo ad accendere solo questo. Così non riflette più. Se invece noi spegniamo qua e accendiamo qua. Ah, ok, forse ci sono. Allora, questo andava spento, forse. Adesso è comparso anche qua. Spegniamo questo. Questo forse è giusto. Spegni. No, questo va acceso. Meno speriamo, ragazzi. Questo spento. Sì, ce l'abbiamo fatta. Ok. Lo studio di papà è sempre pulito e ordinato. Lui mi ha sempre dato un'aria di serietà con un pizzico di humor tutto suo. Qui c'è qualcos'altro? No. Qui neanche. Mi sa che dobbiamo uscire. Aspettate, qui forse c'è qualcosa. Ah no, torna indietro. Pensavo aprisse magari un cassetto. Aspettate. Andiamo di qua. Non c'è altro. Aspettate qui. La disegnavo quando ero piccola. Stava sempre qui anche quando spostavamo i mobili. Ah, ok, la famiglia. Siamo tipo. Vediamo qua cosa c'è. Oggetto ricevuto, una moneta. Quindi proviamo a metterla nel salvadanaio. Qui non c'è altro, vero? Andiamo di qua. Un po' di ansietta. È la biglietteria del cinema. Vediamo se non credo proprio che. No, moneta, non credo. Penso che sia per il salvadanaio, infatti. Di qua? La porta è chiusa ermeticamente, quindi torniamo dal salvadanaio. Ci sono delle risate inquietanti, ragazzi, di sottofondo, che non mi piacciono per niente, però. Cosa ci volete fare? Tocca andare avanti. Dobbiamo tornare indietro. Eccoci qui, proviamo.
Metti la moneta nel porcellino salvadanaio. Ok? Ok, niente. Cambiato qualcosa? Aspettate, salvadanaio rotto giustamente qui abbiamo. E c'è qualcosa di nuovo. Biglietto per il film. Effettivamente. Un proverbio dice: gli attori sono lunatici e il pubblico è sciocco. Ok. Quindi adesso abbiamo il biglietto. Andiamo. Andiamo, andiamo. Prepariamoci perché non prevedo nulla di buono, però. Ok. Non so cosa dire. Bella biglietteria del cinema. Ok. Mettiamo. Buona giornata e benvenuta. Speriamo si godrà il film. Qui cosa dice? Niente, biglietteria. Non c'è niente da guardare qua, vero? Da prendere, da. No, non bene gli occhi qua, ragazzi, non bene. No, non bene. Ok. Oggetto ricevuto, collana Cervo di Giada Bianca. Aspettate un attimo, torno un attimo indietro. No, la porta è chiusa, quindi torniamo indietro. Vediamo se lei se la mette, giusto per... No, vero? No. Ok, qua è tutto buio. Ok, vediamo qua cosa c'è. Speriamo mi faccia salvare anche. C'è una nota sul pavimento, aggiunto al quaderno, mandato di perquisizione. Mandato di perquisizione, un mandato di perquisizione spiccato dalla corte distrettuale con un elenco di pubblici ufficiali coinvolti in un caso di corruzione. Quando tornai a casa quel giorno, papà era già stato portato via. Chiesi alla mamma cosa fosse successo e lei mi disse tranquillamente: tuo papà ha le mani sporche, ma sopravviverà. Dopo aver detto questo, ho come avuto l'impressione che stesse sorridendo. Ok. Qui non c'è nient'altro. Vediamo cosa possiamo fare con la collana. Oggetto ricevuto, libro dei compiti. Una scusa ragionevole per entrare nell'ufficio dello psicologo. Ok. Allora, intanto torniamo qua. Salviamo. Qua la porta è sempre chiusa. Dovremmo andare nell'ufficio dello psicologo. Ed era qua. Bene. Cioè, bene no. Meno male che ho salvato, ragazzi. Lei non corre? Qui c'è qualcosa?
La scrivania dell'insegnante, ci sono un sacco di compiti e relazioni. Ah, bene, però non si vede più niente. Proviamo così, giusto per... Ah, ok. Signorina Feng, il rapporto dello psicologo è quasi completo. Sono contento che si è rimessa in riga. E spero che non avrà bisogno di me per il prossimo futuro. Se non c'è altro, ora può tornare alla sua classe. Ho ancora molti compiti da controllare. Ok. C'è altro? Rapporto dello psicologo. Vediamo che dice. È finita, qualsiasi cosa ci sia scritta è solo un addio. Ok. Rientro un attimo qua, solo per dare un'occhiata, ma no. Oh, anche qua è cambiato tutto, quindi qua è aperto. È un altare per pregare, qua salviamo. E andiamo di qua. Okay. Aspettate, proviamo a dare il rapporto dello psicologo. Non serve a niente. Una coppa di vetro di un colore nauseabondo che trabocca del fetore della corruzione umana. Piatti e bicchieri si spaccano sui muri e la voce di papà tuona nei corridoi oscuri. Dopo l'imprecazione di un uomo infranto, resta solo la mamma con il suo pianto. La nostra famiglia un tempo era unita, eravamo in salute e amavamo la vita. E adesso ogni notte i sogni erano agitati, ogni mattina era dura svegliarsi e questo andò avanti giorno dopo giorno. Frustrazione ed ira ci avevano impossessati. Mi sentivo in frantumi, del tutto spezzata, fissando ciò che resta della mia famiglia, in uno stato di incessante decadimento, immersa in un fiume di solo tormento. Nuotavo in un limbo, in una realtà alterata. Sì, abbiamo usato l'aeroplanino. Proviamo con questo. Anticipando il nostro incontro futuro, le orme si susseguono veloci e leggere. Mi ritrovo a vagare in un bosco oscuro, passeggiando oltre luci fiere. Sono diventata una piccola allodola, accarezzando i fiori graziosi, inseguendo le farfalle giocose. Mi trovo allegramente al tuo fianco. Sono stata l'attrice nella nostra recita, molto prima che il sipario si alzasse. Essere tenuti stretti è sempre confortante, il tuo amore mi travolge con forza squassante, ascoltando i tuoi tanti sussurri, sentendo il nostro calmo respiro. Il cervo bianco si mosse verso il mio abbraccio, che sorpresa piacevole, che ironia della sorte, che voglio conservare questo momento nei palmi delle mani per l'eternità. Proviamo con questo. All'improvviso smettemmo di incontrarci, sei diventato amaramente distante, più freddo di un sole spento e remoto. L'aria intorno a te congela all'istante, e del mio corpo ghiacciato il cuore pulsante, ad ogni battito si spacca di un dolore lacerante. Ancora una volta rimasi in un'abietta solitudine, in un'abitazione che io chiamo casa, in uno spazio che io chiamo scuola. Un cadavere cammina, il cui spirito è andato, un senso di perdita che nel dubbio è annegato. Ok, andiamo. Chang Mi Hui. Dobbiamo parlare di questo.
Miss In, non c'è bisogno che alzi tanto la voce. Perché no? Come ti salta in mente andare dietro una bambina? Bambina? Io alla sua età già studiavo all'estero. È abbastanza adulta da sapere quello che vuole. E adesso? Vuoi farle seguire questa strada proibita? Deve solo essere indirizzata nella giusta direzione, non che tu l'abbracci. Queste sono questioni private, non sono affari tuoi. Come no? Ti sei andato a impelagare in questa storiella d'amore, ti sei già dimenticato di noi? Siamo entrambi sulla stessa barca, non scordartelo. Un ricordo doloroso. La mia anima è andata in frantumi ed io non riesco a rimettere insieme i pezzi e a dimenticare. Apro gli occhi ed accolgo un mondo fatto di desolazione. Ok, siamo anche un po' trasparenti. Qui ci sono dei numeri, non so se conteranno qualcosa. Andiamo di qua. Di qui non si può andare. Ok. Andiamo di qua. Qui non prende niente. Qui si può andare. Qui no, non si può uscire. Tutto distrutto praticamente. Qui cosa c'è? Niente. Aspettate, non riesco a uscire e sento rumori. Posso parlare con lei? Prima salvo, ragazzi, prima salvo, non faccio l'errore. Salvare i progressi. La vita può finire, ma non le nostre colpe. Io sono te, eppure tu non sei me. È il peccato che ti costringe a rimanere in questo regno. I ricordi, come gli specchi, riflettono il vero aspetto della tua anima. In un mondo di dolore e sofferenza. Feng Rei Xin, qual è la cosa che più ti spaventa? Perdere la vita, perdere la famiglia, perdere me stessa. Credo che tutti noi nasciamo liberi. Desideri intraprendere il tuo cammino. E ti spaventa perdere te stessa. Tu sei me. Molto bene. Aspettate, possiamo parlare qui? Ah, ok. Allora, ragazzi, io direi salviamo e ci fermiamo qua. Risalvo, anche se ho solo parlato. Ci fermiamo qua, ci vediamo nella prossima puntata. Ciao a tutti!